Rosalia Porcaro ha messo la sua genialità a servizio della comicità. Ma cosa succede quando una moglie troppo gelosa ti costringe a prendere una cameriera dall'aspetto particolare? Ce lo racconta il teatro di Ciro Ceruti. Ciro? Ciro? Eh? Ciro, amore, vieni che dobbiamo fare il colloquio alla nuova cameriera. Ancora? Su settimane che facciamo colloquio, a quando sei arrivata? Come candidata è 47. Ma devi fumare da De Laurentiis. Ah, ma ho fatto una scrematura e sì, ne sono rimaste solo due. Faccio entrare la prima. Sì, vabbè, fatta la scrematura. Vieni, cara! Perché sei stata assunzionata di Nicola? Salve. Salve. Buongiorno. Ciao. Scusatemi se ho fatto un po' tardi, ma prima sono passata in chiesa a farmi un rosario. Oh, abbia da rosare. No, nel senso che... Guardi che io sono molto religiosa. Sa, io non credo solo nel corpo, ma pure nell'anima. Infatti appena l'ho vista, la prima cosa che ho detto, anima e patama. Ciro, io... Io non la vedo bene. No, eh? Non la vedo bene. Questo è più vicino, eh? Io la vedo benissimo, cioè, adesso proprio... le faccio una domanda importantissima, indispensabile per poter lavorare in questa casa. Senta, cara, come funziona la combustione del carburante a idrogeno? Perché qua non la vado a mandare, faccio partire i missili. Ma che domande ci fa? Questa non la so. Non ho capito, puoi ripetere? Questa non la so. Non la sa, non la sa, grazie, allora le faremo sapere, può andare. Accompagno. No, dai, vai, vieni qua! Ciro! Che non si sperde? Che non si sperde? Ma quindi... perché le caccia? Era bravo, eh? Perché non hai visto come scopa. E non me la do tempo. No, ho tempo di... Come... Senti, Ciro. Io l'ho cacciata perché ho visto quella successiva, secondo me è perfetta, c'ha proprio tutte le qualità. Cioè, uno la vede e dice, ah, questa è proprio la cameriera perfetta, eccola. Buongiorno. No, Ciro. Mamma. Ciro? Amore. Mamma. Mamma. Ma che... Ma è vera? Che dici? È una ragazza. Sì. E che sarà il marziano? È ti, papà. Saluto. No, è ci, è saluto. È ti, è marziano. È ti. Ma mi capisce? Sì. È perfetto. A che sono un mister, c'è giù in faccia, c'è giù. Una delle fumatate della Laurentiis. Scatti, mi sta finendo. Come ti chiami? Zoe. Night, la rovina. Night, come ti chiami? Zoe, e cognome faccio? Neanderthal. No, faccio. Schifo. Vai a nanzere tu. Ehi, carino. Fa strunzo. Oh. Ehi. Ta boffe bagon. Zoe, da dove vieni? Area 51. Ago. Ma che smolto chi? Ehi, calma. Ah, non lo sai chi sono? Nessuno. Esatto. Sono il marito della padrona. Ah, quindi se ne scende. E presentazione l'hanno fatta. Come? Io vengo da Amsterdam. A rovina tu? Amsterdam. Amsterdam. Oh. A buffo di cane, vi sa che fa, io no. E che facevi ad Amsterdam? Ah, sono stato in vetrino. A Rosi sei stato? In vetrino. A favore! Ma no. Bello! I tre molti clienti. Clienti è tutta specie, ma soprattutto i clienti non sapevano che volevano a me. E sordare dove? Ah. Comunque non mi piace, non lo sai. Ah, pure nel palazzo una amministrata ha detto non li possiamo tenere. Ma chi? Allora possiamo come va a finire, la giacendo lì tre botte di urna che si fa pipì. Ah, poi metto un musso tutto parte. Si mette un musso in amo e non mi ricorre, sai? Ma che sono con no? No. Senti, Zoe. Aspetta, signor. Guarda, è tre. Ma che sta facendo? O tagliando. Senti, Zoe. Zoe, senti, noi volevamo chiederti una cosa. Ti hai fatto la tirabica? No, signore! Sei stata sverminata. No, signore!
volevamo chiedere, cioè noi vorremmo darti vitto, alloggio e cocandina. E fra tutto fa un scemo. Allora, educatamente tu sputo un faccio. Educatamente, però. Sì, è fra tutto fa un scemo. Allora continua tu. No, solo a me. No, parla tu con questi, non voglio più parlare, eh. Non tengo tempo da perdere, parla tu. Buona. Ma fai la domanda. Fai la domanda. Pazzindo c'è. Pazzindo c'è. Stai calma, stai calma, guarda a me, guarda a me, guarda. Guarda. Alla pia, va. E buon uccello, e buon uccello. Buon uccello, buon uccello. Ma via tua scigna, ma peggiore. Ma via tua scigna, ma peggiore. Ma via tua scigna, ma peggiore. Ma perché mo' dici tu così? Ancora non ci capi. Ah, amore. Amore, non va bene. Perfetta, se se la metti in una macchina, la macchina la tua grilla, la cucina non vuole con crusapi. No, perché io mi sono affezionata. Ha portato a maturare con una e a maturare ogni tanto. Ah. No, 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 non è possibile, perché io ho assunto anche il fratello gemello che fa il giardiniere. Eccolo qua. Vieni, caro. Sì, il fratello gemello. Sì. È nato prima lui, poi dopo mezz'ora si sono accorti che c'era anche lei. E che è successo in quella mezz'ora? Si è azzeccata sotto. Evidentemente, tu mi hai la placenta, la volevi fare, capito? No, dai, ma, Ciro, però... Senti, questo ti fa giardiniere? Sì, è perfetto, amore, noi abbiamo sempre la siepe disordinata, eccetera. Sai qual è la prima cosa che taglieremo? Il corno come stanno crescendo, amore, no, non esiste. Dai, amore, per piacere. No, lascia perdere. No, non esiste proprio.